chiesa prima ci hanno intestato la fattoria. Hai tempo per darci una mano a eliminarli? Raggiungi la lampada gigante anti-insetti e accendila, così fulmineremo gli insetti in arrivo. E gli insetti sono davvero tosti. Credo che dovrei abbatterne qualcuno in volo con quella sparapiselli lì. Bene, dopo aver sentito il contadino fagiolino, ora ascoltate Gabri Costa. Ciao a tutti ragazzi, statemi a sentire. In questo livello di Spyro 2 Riptos Rage, sapete che si deve fare? Noi abbiamo un sacco di lavoro da fare. Dobbiamo recuperare 400 gemme e 3 sfere. Però non c'è il talismano da raccogliere. Questo livello si intitola Fattorie Robotica e noi dobbiamo affrontare i nostri nemici, che sono questi insetti robotici, Robo Ape, Robo Cavalletta, e poi questo qua deve essere un Robo Coccinella, un Robo Coleottero, non lo so. Non colpitelo quando fa le lame rotanti, colpitelo quando è fermo, e quando è ribaltato colpitelo con una testata. Capite? Dovete colpire di testa, dovete solo saltare e premere triangolo. Io non voglio perdere tempo a cercare le gemme. Io devo raggiungere la lampada gigante per gli insetti e accenderla. Così se lo faccio riceverò una sfera. Nella versione originale di Spyro 2 del 99 si intitolava Fattorie, ma con questa versione remake della PS4 del 2018 si intitola Fattorie Robotica. Però c'è da guadagnare un trofeo, correggetemi se sbaglio. Per guadagnare il trofeo dovete sconfiggere le api robotiche con dei piselli o le cerbottane. Questi insetti sono tremendi. Andate a vedere quei video che ho già recensito, che ho già pubblicato sul canale, dove spiego le altre sfere da vincere in questo livello Fattorie Robotica. Se la Robo Cavalletta vi lancia i barili, potete usare la vostra carica per mandarglieli contro. Avete visto come la faccio durare sta recensione, come lo faccio durare sto video? Ve l'ho detto, Spyro 2 mi piace. Spyro è un draghetto viola, mi fa impazzire. Guardate dove ci porta questo ascensore. Ci porta fino al missile. Quando accendete il missile con il vostro soffio infuocato, inizia a partire. Accendete la miccia con il vostro fuoco e il missile parte. E va a distruggere lo scrigno resistente. Quando noi perdiamo Sparks non riusciamo più a indicare le gemme. Ricordatevi che la fata Zoe ci illumina con la sua bacchetta, perché ci fa da checkpoint. Poi ci sono tutti questi mulini a vento. Non riusciamo a passare e siamo stati eliminati e abbiamo perso una vita. E mi dicono sempre riaccensione. Io non voglio morire un casino di volte. Vai, cerchiamo di raggiungere questo traguardo e concludiamo il video. Bisogna concludere la recensione, perché sennò altrimenti diventa troppo lunga.
Quando il video diventa troppo lungo e noioso, non lo seguono più. Riproviamo. Siamo riusciti a passare. Bene, abbiamo raggiunto la lampada gigante per gli insetti. Ora l'accendiamo e riceveremo una sfera. Direi che il video si può concludere. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete un mi piace, come sempre. Ma certo, contadino John, offrimi una ricompensa, una bella sfera. Ora quelle bestiacce gireranno alla larga dai raccolti. I video che faccio dovete condividerli. Bene, è tutto, vi saluto. Vi ho fatto una bella esperienza campagnola. Non avevo mai visto delle fattorie con i robot contadini.